Più di 5.000 partecipanti ai mondiali antirazzismo in corso a Castelfranco nel Modenese, lo sport strumento per abbattere le barriere. Antonio Farnè. Da dove vieni? Io vengo dalla Gambia. Da quanto in Italia? Io arrivo qua 8 mesi fa. In che ruolo giochi? Attaccante. Sono della Costa d'Avorio. In Italia cosa speri di trovare? Ma spero di trovare una buona vita. E finora ci sei riuscito? No, non ancora. Di corsa dietro ad un pallone per inseguire un gol, ma anche e soprattutto una speranza, quella di una vita migliore. Sono molti i profughi che aspettano di ottenere asilo in Italia. Tra i 5.000 partecipanti ai mondiali antirazzisti, arrivate alla 19ª edizione nel verde della campagna modenese, le storie si toccano, si mescolano, storie simili che cercano di formare un'unica grande barriera ad ogni forma di discriminazione. 170 squadre di calcio, 60 di altre discipline sportive, 400 partite non stop in 4 giorni di kermesse. In campo anche una rappresentativa dell'Associazione Italiana Calciatori, capitanata da Damiano Tommasi. Non ci sono differenze di razza, ma neanche di sesso. Il timbro ufficiale è quello della WISP, Unione Sport per Tutti, che anno dopo anno ribadisce l'attualità di una manifestazione come questa. C'è ancora bisogno di ribadire i valori dell'antirazzismo e della lotta alla discriminazione nell'Italia e nell'Europa del 2015. E questo è il primo segreto. Il secondo è che le modalità di questo festival attraggono perché mettono insieme mondi diversi, fanno sì che attraverso degli strumenti anche banali, quelli del gioco e la flessibilità delle regole, questi mondi possano dialogare tra di loro.